Passiamo adesso all'oggetto 137. Dunque ricordo che la nostra regione partecipava a questi due consorzi, che sono il consorzio Crescendo dell'Orvietano e il consorzio TNS per il tramite di Sviluppo Umbria. Questi consorzi hanno registrato una quantità di perdite notevoli per la nostra regione. Complessivamente sono circa 30 milioni di euro. Poiché le perdite erano notevoli, lo scorso anno, nel 2015, la Regione decide in qualche modo di venire in aiuto dei consorzi, andando a comprare in qualche modo gli immobili che in realtà sono comunque nostri quasi. Quindi interveniamo con ulteriori 7 milioni e mezzo per comprare questi immobili. Ci accorgiamo però pure che questi 30 milioni di perdite non è che sono arrivati così, sono arrivati, secondo alcuni che hanno avuto modo di vedere e verificare le carte, per una serie di atteggiamenti, gestione leggera dei patrimoni. E questa gestione leggera del patrimonio ha portato questa notevole quantità di perdite. Questo lo dicevano i liquidatori, era scritto un po' in tutti i verbali, però nessuno fino ad oggi negli anni se ne è accorto. Ricordo che il consorzio Crescendo appariva come una delle peggiori consorzi, con delle performance peggiori a livello Italia, non Umbria. Bene. Ci accorgiamo che vengono gestiti male, vengono messi in liquidazione, arrivano i liquidatori e fanno un quadro pessimo che invito tutti a leggere, perché veramente vi rappresenta come vengono gestiti in questa regione i fondi pubblici. E si decide, probabilmente dopo un'attenta verifica e dopo anche direi una certa pressione da parte del Movimento 5 Stelle, che ha intercettato subito questa manovra, si decide di valutare se ci sono dei profili di responsabilità. Quindi, a distanza di un po' di tempo, si incaricano dei professionisti di valutarli, si decide di procedere nei confronti degli amministratori per presunta malagestio, chiaramente, e allora noi oggi volevamo un aggiornamento in merito, ovvero volevamo sapere, numero uno, se queste erano state e sappiamo che sono state intraprese queste azioni di responsabilità, se si sono concluse con che esiti e se si sono concluse con esito di responsabilità accertata nei confronti di chi ha gestito, se sono state poste in essere delle iniziative per recuperare qualcosa di queste perdite. Numero due, vogliamo che venga quantificata complessivamente le perdite dei due consorzi, non solamente in termini di perdita, ma anche considerando il patrimonio, i fondi di dotazione che la Regione e gli altri comuni hanno appunto apportato. Allora, ho ricevuto una nota da Sviluppo Umbria che leggo. In riferimento alle azioni di responsabilità, va sottolineato che per il consorzio TNS si è conclusa la fase di approfondimento dei professionisti appositamente incaricati di analizzare le singole fattispecie di responsabilità, come richiesto da Sviluppo Umbria e dalla medesima assemblea del consorzio. E sono stati notificati gli atti di citazione presentati congiuntamente per un importo complessivo di 10.297.361 euro. La prima udienza è stata fissata dal Tribunale competente per il 7 febbraio 2018. Per quanto invece riguarda il Consorzio Crescendo, il gruppo di professionisti incaricati rilascerà la relazione di approfondimento e profili di responsabilità entro il mese di dicembre 2017. Pertanto le eventuali citazioni saranno inviate dopo la presentazione di tale documento e approfondimento istruttorio. In merito alla perdita in capo a Sviluppo Umbria, si precisa che le quote consortili versate da Sviluppo Umbria per il consorzio TNS e per il consorzio Crescendo sono rispettivamente di euro 464.811,20 centesimi e di 216.493,58 centesimi, e sono state completamente svalutate nel bilancio 2014.
esercizio immediatamente successivo alla messa in liquidazione dei consorzi medesimi, avvenuta nel dicembre 2013, all'interno del piano di risanamento condotto dagli organi dell'Agenzia regionale. Rispetto anche al colloquio che abbiamo avuto per le vie brevi, quindi al momento non sono intervenute pronunce da parte degli organi giudiziari competenti. Grazie. Grazie, Assessore. Non so se il Consigliere Carbonari vuole intervenire. Certo che sì, grazie. Allora, intervengo poiché la risposta e quindi il fatto che da poco sono stati notificati per il TNS degli atti, mentre invece ancora non sono stati notificati sul Crescendo, mi lascia abbastanza perplessa. Perché di questa storia non è di qualche mese fa, questa storia va avanti sulla... La storia, intendo, sulla presunta mala gestio di questi due consorzi va avanti da qualche anno e mi sembra strano che dei professionisti ci abbiano messo tutto questo tempo per valutare se ci sono i profili, quando dalla lettura dei verbali, del bilancio di liquidazione, di tanti atti che sono stati posti in essere, è chiaro questa presunta, diciamo, mala gestio. Quindi che ci abbiano messo 2 anni per capire se procedere o meno la ritengo alquanto anomala e non vorrei che il gioco sia che tanto speriamo che alla fine vadano in prescrizione, perché questa sarà la storia, no? E allora, aspetti, finisco. Quando ci avete detto noi non pensiamo ai soldi pubblici, ecco, Assessore, le dico che chi non ritiene e chi non valuta con attenzione determinate scelte non siamo certo noi, intanto perché non l'abbiamo amministrato, ma sicuramente voi, perché la storia dei consorzi è una storia scandalosa. Avete deciso una liquidazione conservativa che non esiste in tutta Italia, quello che vi siete inventati. Tutt'oggi al consorzio Crescendo ci sono 100.000 euro spese per il personale, quando il consorzio è fermo. 100.000 euro a carico di chi? Dei contribuenti umbri. Allora io vorrei sapere quando ve la finite. Grazie. Io prego di fare un po' di silenzio. Si tratta di un'interrogazione del consigliere De Vincenzi rivolta alla Presidente Marini. Schema di accordo di collaborazione tra la Regione dell'Umbria, l'Università degli Studi di Perugia, l'Ufficio Scolastico Regionale, il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'Associazione Onfalos per la realizzazione di attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo omofobico. Intendimenti della Giunta regionale in ordine alla modifica dello schema di accordo medesimo al fine di eliminare le contraddizioni tra il contenuto dello stesso e l'articolo 6 della legge regionale 11. 2017, numero 3. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie, Presidente. Buongiorno, Presidente Marini. Allora, stiamo parlando della legge regionale numero 3 di quest'anno. Vista la deliberazione della Giunta regionale numero 1321 del 13 novembre scorso, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione fra la Regione Umbria, l'Università degli Studi di Perugia, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, il Garante dei Minori e dell'Infanzia e l'Associazione Onfalos per la realizzazione di attività di analisi, studio, ricerca, formazione e sperimentazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo omofobico, è preso atto che nel predetto accordo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale citata, è previsto che l'Associazione Onfalos dovrà supportare nella predisposizione delle linee generali e dei contenuti del progetto con la supervisione del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, e dovrà anche attivarsi per collaborare al coordinamento fra i diversi soggetti, individuare i volontari, partecipare alle attività di formazione rivolte al personale scolastico e agli operatori socioeducativi, collaborare alla stesura e alla diffusione del materiale informativo, collaborare nei contatti con gli organi di stampa. E visto l'articolo 6 della legge citata, che recita espressamente che le aziende, unità sanitarie locali e servizi socioassistenziali e sociosanitari operano con proprio personale, promuovono e assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli
che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere. Al comma 2 prevede che gli interventi di cui al comma 1 sono promossi nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, in particolare nei confronti dei genitori per aiutarli ad esercitare il loro ruolo di educatori, ma soprattutto che per queste finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per promuovere iniziative di elevato rilievo sociale sui temi della discriminazione e per individuare reti di solidarietà, i soggetti indicati attivano forme di collaborazione rese a titolo gratuito con le associazioni che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Allora, considerato che le attività che dovrà svolgere l'associazione Onfalos non sembrano rientrare tra quelle previste nell'articolo 6 della legge regionale in argomento e che parimenti la Regione non sembrerebbe essere titolata ad attivare direttamente collaborazioni su tali temi con le associazioni che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, interroghiamo appunto la Giunta per conoscere se è intenzione di provvedere alla modifica dello schema di accordo di collaborazione indicato in narrativa al fine di eliminare le contraddizioni tra il contenuto dello stesso articolo 6 della legge regionale e quanto indicato in accordo e in delibera. Grazie. Grazie. Prego, Presidente Marini. La delibera della Giunta regionale è stata adottata, e soprattutto vorrei richiamare qui invece l'interesse all'oggetto della delibera che mi sembra più sostanziale, quella di definire un accordo con l'Università degli Studi di Perugia al fine di elaborare un disegno di ricerca volto a conoscere in maniera approfondita e scientifica il fenomeno del bullismo omofobico nelle scuole dell'Umbria, con una raccolta dei dati, un monitoraggio del fenomeno, anche al fine di assumere azioni e politiche che contrastino questo fenomeno gravemente lesivo della condizione e della formazione di studenti delle scuole umbre che ne sono affetti. Il coinvolgimento dell'associazione Onfalos insieme all'Università degli Studi di Perugia, all'Ufficio Scolastico Regionale, all'Ufficio del Garante per l'Infanzia e alla Giunta regionale nasce dal fatto che l'associazione Onfalos è un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro che opera da 25 anni nel territorio regionale, che ha come sue finalità nello statuto la promozione dei diritti umani e dei diritti civili, in particolare volti alla rimozione delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, e che peraltro non è la prima volta che la Giunta regionale stipula convenzioni anche con soggetti ed associazioni della promozione sociale sui diritti che sono portatori anche di interessi in base ai loro statuti contro altre forme di discriminazioni di cui la società è affetta. La legge 241 del 90 all'articolo 11 prevede che le amministrazioni pubbliche, tra queste anche le regioni, possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune sia con altre pubbliche amministrazioni sia con privati e con il privato sociale, come è il caso delle associazioni senza scopo di lucro. Peraltro la legge regionale 3 all'articolo 9 prevede espressamente, consigliere, che la Regione possa promuovere protocolli di intesa e altre collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per contrastare la discriminazione e la violazione in ragione dell'orientamento sessuale e può stipulare accordi di collaborazione resi a titolo gratuito con le associazioni che operano in materia di contrasto delle discriminazioni. Quindi dopo l'articolo 6 scorre la legge, c'è l'articolo 9 che lo prevede espressamente, bastava leggere anche l'articolo 9. So che la legge
gli fa venire il mal di stomaco, però è una legge, ora l'applichiamo. E all'articolo 9 prevede espressamente questo. Nel merito noi realizzeremo questa ricerca che consideriamo molto seria, perché il tema del bullismo in generale e del bullismo omofobico in particolare è un tema delicatissimo che investe tantissime ragazzi e ragazze anche nelle scuole di questa regione, che coinvolge le famiglie, che coinvolge gli operatori scolastici, e quindi crediamo che sia serio uno studio scientifico affidato alla nostra università, che ci fornirà anche dati più oggettivi e di merito. Confermo inoltre che Onfalos, quindi, ha i requisiti dell'articolo 9, che Onfalos opera sul campo e ha dato un contributo sostanziale in questi 25 anni di attività nella città di Perugia e nella regione Umbria a garantire la rimozione delle discriminazioni, risponde con il suo statuto agli obiettivi e alle finalità previsti dalla legge regionale numero 3 del 2017. Teniamo a precisare che la partecipazione di Onfalos all'accordo è a titolo gratuito, che le erogazioni economiche riguarderanno esclusivamente il contributo che la Regione darà all'Università degli Studi per la realizzazione della ricerca scientifica e che le funzioni ovviamente decisionali spettano solo a livello istituzionale, quindi alla Regione, che è la titolare e la beneficiaria dello studio che verrà realizzato, mentre l'Associazione Onfalos, che ringrazio per questo supporto, contribuisce a titolo meramente partecipativo e di supporto anche con l'esperienza tecnica che su questo ha maturato nel corso degli anni. Tutta la delibera regionale, che è perfettamente in vigore, risponde ai requisiti della legge 3 e anche della legge soprattutto 241. Grazie. Consigliere De Vincenzi, se vuole replicare. Sì, grazie Presidente. Ma io leggo soltanto quello che dice il documento istruttorio. Il documento istruttorio dice che tutti i soggetti forniranno il proprio apporto di competenze a titolo gratuito. Dopodiché vado a leggere l'accordo e scopro che l'accordo prevede una spesa di 40.000 euro, che questi 40.000 euro saranno gestiti dalla università per compensi, per prestazioni, per personale interno, quindi andremo a pagare il personale interno dell'università ed eventuali consulenze esterne, oltre a rimborsi spese del personale impiegato nella rilevazione, per rimborsi gettoni e attività di formazione stimabile per 12.000 euro. Leggo che ci sarà un assegno di ricerca sul tema per 24.000 euro, materiale di consumo e spese per forniture di servizi per 3.000 euro, andremo a pagare le pubblicazioni e partecipazione a convegni per 4.000 euro. E volevo ricordare che all'atto dell'istruttoria della legge io posi il problema della conoscenza del fenomeno prima di legiferare, perché questo ci avrebbe aiutato a legiferare in maniera più attenta. Adesso scopriamo che è stata voluta approvare una legge e oggi andiamo a studiare il fenomeno perché non sappiamo di che cosa abbiamo legiferato. Nella legge non si parla di sperimentazione, andiamo a fare sperimentazione. Saranno contenti anche i genitori di quei figli che si troveranno imbrigliati nell'attività di ricerca, perché è previsto dall'accordo che praticamente l'università procederà a fare sperimentazione sulle cavie umane, perché questo è dato leggere dagli atti. Io credo che il mal di stomaco io non ce l'avevo, forse ce l'avrà avuto lei Presidente, per come ho potuto vedere dalla grinta con la quale ha risposto. Credo che ce l'avranno di più i suoi elettori e soprattutto tutti gli altri cittadini che non l'hanno votata, vedendo come vengono sperperati i soldi in questa regione. Grazie.